Stasera cerchiamo di fare il punto della situazione con i diretti interessati di questa problematica che ovviamente riguarda, insomma, l'agricoltura e in particolare le ciliegie, il nostro prodotto principe per l'economia conversanese. A seguito di tutto, insomma, tutto il maltempo che c'è stato, è evidente che ci sono stati dei danni e dei danni notevoli. Questo ovviamente si ripercuote, ripeto, sul prodotto, sulla produzione, sull'economia, sulle famiglie degli agricoltori e quindi dei produttori. Abbiamo già chiesto agli enti preposti lo stato di calamità naturale. Cerchiamo di seguire, attenzionare, insomma, tutto quello che è il divenire di questa problematica. La seguiremo in modo, insomma, dettagliato, per non lasciare sole le categorie interessate. Ripeto, stasera ascolteremo loro e capiremo meglio l'entità, magari, dei danni che ci sono stati sino ad oggi, auspicando che ci possano essere le soluzioni, insomma, le migliori soluzioni possibili. Questo è uno dei momenti più tristi per un amministratore pubblico, dover constatare di non poter fare nulla per questi eventi eccezionali, straordinari e purtroppo sempre più frequenti che si verificano sui nostri territori. Quello che possiamo fare l'abbiamo già fatto, e cioè inviare già da ieri una richiesta per il riconoscimento della calamità, sapendo delle difficoltà, ma spero che il governo regionale, ma il governo nazionale anche, voglia prendere in seria considerazione questa ipotesi, perché qui si tratta di economia reale, economia vera, che tiene in piedi il nostro sistema, il nostro, diciamo, anche la nostra convivenza civile in questo nostro territorio. Le ciliegie sono una risorsa eccezionale, tra l'altro noi qui a Conversano siamo all'interno del Maggio Conversanese, abbiamo inteso, diciamo, fare delle azioni per la valorizzazione delle ciliegie. Proprio in questo momento è la cosa che, diciamo, speravamo meno tra tutte, cioè un evento di questo tipo. Però noi saremo vicinissimi agli agricoltori, ai produttori, affinché, diciamo, queste provvidenze regionali, nazionali possano un po' alleviare quello che è stato un vero e proprio danno notevole a questa coltura e a questo frutto che fa parte della nostra identità. Per quanto riguarda la situazione che si è venuta a creare nel comparto cerasicolo, è da considerarsi drammatica. Abbiamo avuto la perdita della prima varietà, che è la Bigarou Moreau, quella tipica del nostro territorio, che si è persa per il 90%. La Georgia ha pressappoco la stessa percentuale. Per quanto riguarda la ferrovia, almeno allo Stato, credo che si possa ritenere franca da eventuali danni, se non per qualche partita più anticipata. Io credo che nella totalità si è perso circa un 50%.